Amici pescatori, buongiorno e ben ritrovati con la pesca con lo zio Paolo. Come state? Tutto bene? Vi voglio ringraziare ancora l'ennesima volta per le visualizzazioni, like, per chi si iscrive sempre al canale, per le domande che mi fate. Non perdiamo altro tempo, passiamo subito all'argomento del giorno. Riprendiamo l'argomento che abbiamo lasciato da parte l'altra volta. L'ultima volta abbiamo visto come pulire una canna da pesca, invece oggi andiamo a vedere come effettuare una manutenzione su un mulinello da pesca. Non perdiamo altro tempo, ma andiamo a vedere che cosa ci serve per effettuare una manutenzione completa al nostro mulinello da pesca. Quindi abbiamo il solito spruzzino dell'altra volta con detersivo, il panno in microfibra e questa volta vi serve un tubetto di grasso da andare a mettere in mezzo agli ingranaggi del mulinello. Quindi andremo anche ad aprire il mulinello negli ingranaggi per mettergli un po' di grasso che non guasta mai. Allora ragazzi, partiamo con il smontare il mulinello. Partiamo dalla frizione e iniziamo a svitarla. Il procedimento sarà un po' lungo, ma vi consiglio di seguirlo passo a passo e di non saltare il video. Smontiamo la bobina e la frizione in questo modo. Nel frattempo smontiamo anche il manico. Mi raccomando ragazzi, mettete tutti i pezzi uno vicino all'altro, tipo come questo che è la vite del manico. Il manico lo mettiamo in parte. Qua dove c'è la bobina e la frizione mettiamo insieme, oppure mettetela sopra, in questo modo qua. In questo modo non perderete mai i pezzi. Come vi ho detto, il procedimento sarà un po' lungo. Cercherò di fare un video molto breve in modo da non essere troppo noioso, ma vi consiglio di seguirlo. Andiamo a togliere la coroncina, questa qua, spessori della bobina tolti. Poi togliamo la coroncina con il suo spessorino, con un cacciavite togliamo questa vite qua, che è quella che va a tenere fermo il dado del rotore. Smontiamo con la chiave del 12, molliamo il dado del nostro rotore. Adesso il rotore viene via, si sfila dall'albero principale, lo mettiamo qua in parte. Ci resta il mulinello in queste condizioni qua. Noi dobbiamo andare ad aprire questa copertura qua e all'interno troveremo gli ingranaggi. Per togliere questa copertura qua dobbiamo togliere anche la parte sotto del mulinello, questo carterino qua. Ecco, togliamo, mettiamo qua vicino. E ora dobbiamo togliere 1, 2 e 3 viti. Togliamo la copertura. Come vedete qua ci sono degli anelli che fanno da spessore, mi raccomando non perdeteli. Qui sotto c'è un cuscinetto. Prendiamo il nostro grasso che troviamo in qualsiasi negozio di pesca, lo possiamo reperire, mettiamo un pochino di grasso. Facciamo girare il cuscinetto in modo che il grasso si spalmi bene tutto attorno. Prendiamo il nostro mulinello senza perdere pezzi. Qua sotto, come vedete, abbiamo tutti i nostri ingranaggi. Quindi andiamo a mettere una goccina di grasso per ogni ingranaggio. In questo modo qua,
e siamo a posto. Diciamo che la manutenzione più grossa è fatta. Adesso dobbiamo fare l'esatto contrario. Prendiamo questi due spessorini qua e li mettiamo al suo posto. Prendiamo la copertura, andiamo ad appoggiarla sul nostro pennello, prendiamo le tre viti e avvitiamo, andiamo a mettere la copertura qua sotto. Sua vita, bene, e adesso se vogliamo possiamo fare una pulizia superficiale del nostro mulinello, prendendo sempre il nostro panno in microfibra, lo spruzzino con un po' di detersivo, un po' di spruzzate e puliamo il nostro mulinello. Magari è venuto fuori un po' di grasso o l'avete sporcato con le mani, non è un problema. Pulite in maniera molto superficiale, ecco qua. Già che ci siete potete pulire anche il manico, visto che è smontato, il rotore. La frizione, prendiamo il nostro mulinello, andiamo a montare il rotore, infilandolo in questo modo qua, mettiamo il suo dado con la chiave del 12. Andiamo a tirare il dado, quando è arrivato a fine corsa diamo una tensionata piano piano, non tiriamo a morte, rimettiamo la coroncina, lo spessore, gli spessori della bobina. Rimettiamo la vite che tiene fermo il dado del rotore. Montiamo il manico. E facciamo girare il mulinello, in modo da spargere bene il grasso attorno agli ingranaggi. Rimontiamo la nostra bobina, frizione, proviamo il nostro mulinello e la manutenzione più grossa l'abbiamo fatta. Mulinello funzionante, manutenzione fatta, proviamo a farlo scattare anche. Come vedete, mulinello che ha più di 5 anni, non ho mai avuto problemi. Io ho sempre fatto la sua piccola manutenzione, un po' di pulizia, mai avuto problemi. Sono mulinelli che funzionano molto bene questi. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo di mettere un like qua sotto. Grazie della visione e al prossimo video. Ciao!